Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, Di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni. Simbolico della città dell'Aquila inizia la terza puntata di Cantiere Abruzzo, alla scoperta di luci ed ombre di questa difficile ricostruzione. Sentiamo i protagonisti. La terra è simbolo di solidità, ma quando si muove può sprigionare una forza inarrestabile. E noi abruzzesi purtroppo lo sappiamo bene, l'Abruzzo è tra le regioni più sismiche d'Europa, numerosi terremoti accaduti nel corso della storia, registrati fin dalle fonti più antiche, soprattutto a ridosso dell'area appenninica. Anche per questo però le imprese edili abruzzesi si sono oggi specializzate nelle costruzioni antisismiche, rispettando le norme in materia e avvalendosi delle moderne tecnologie, così i centri ricostruiti diventano i più sicuri. Il 33% del territorio regionale è classificato zona sismica 1, ovvero a rischio elevato, dove risiede quasi un abruzzese su 5. Circa metà dei comuni si trovano in zona sismica 2, a rischio medio, mentre la zona sismica 3, a rischio basso, rappresenta poco più del 15% del territorio abruzzese, ma qui sulla costa risiede circa la metà della popolazione. Negli ultimi 15 anni sono stati due terremoti, comprendendo i relativi eventi sismici, che hanno lasciato profonde ferite in Abruzzo, ancora non completamente rimarginate. Il terremoto dell'Aquila, tra il 2008 e il 2012, la cui scossa principale, la notte del 6 aprile 2009, fu di magnitudo 5,9 sulla scala Richter e causò la morte di 309 persone e danni stimati per oltre 10 miliardi di euro. E il terremoto del centro Italia, tra il 2016 e il 2017, che ha colpito la zona tra Abruzzo, Marche e Umbria. La scossa più forte fu quella del 30 ottobre 2016, di magnitudo 6,5. La serie di eventi sismici causò 303 morti e oltre 40.000 persone si ritrovarono senza casa. Due tragedie ben distinte per le quali lo Stato italiano ha gestito l'emergenza in due modi contrapposti: quello centralizzato e facente ricorso ai poteri straordinari, ovvero il modello Bertolaso all'Aquila, e quello invece delle ordinarie procedure amministrative e del decentramento della gestione dell'emergenza tra i territori del centro Italia. Nel 2009 circa la metà di tutti gli edifici del cratere furono dichiarati inagibili. Tempi di ricostruzione stimati in 10 anni, ma a 21 anni dal sisma l'Aquila è ancora un cantiere. La ricostruzione viaggia a due velocità. Secondo i dati USRA, la ricostruzione privata ha portato a compimento circa l'85% delle opere, mentre quella pubblica si è arenata a metà. Colpa della rimozione delle macerie, in alcuni casi ci sono voluti più di 10 anni a sgomberare i detriti, e delle lentezze burocratiche, per le procedure d'appalto da una parte e per la salvaguardia dei numerosi edifici storici dall'altra. Rispetto alle tragedie del passato, col sisma aquilano le tendopoli hanno lasciato il posto alle new town, periferici quartieri dormitorio. Le città però hanno così cambiato il loro volto, i luoghi di aggregazione sono stati compromessi e le attività dei centri storici non hanno più riaperto a vantaggio dei centri commerciali nei pressi dei nuovi fabbricati. È per questo che a seguito del sisma del centro Italia si è deciso che i centri abitati dovessero essere ricostruiti esattamente lì dove erano, puntando non solo sulla ricostruzione materiale ma anche su quella sociale. Anche qui però la ricostruzione è lungi dall'essere ultimata e sono molti i cantieri che devono ancora essere aperti. Il personale degli uffici della ricostruzione è spesso in affanno nello smaltimento delle pratiche e l'aumento dei prezzi delle materie prime grava sulle imprese, che sono così costrette a dilatare i tempi di lavoro.
Una spinta dovrebbe giungere dalle azioni intraprese nel periodo Covid. Il decreto legge semplificazioni, ad esempio introdotto dal secondo governo Conte, ha reso le norme più flessibili, permesso di costruire in deroga, sospeso i mutui ipotecari e conferito maggiori poteri al commissario straordinario. Soprattutto però sono attesi nuovi fondi, 1 miliardo e 800 milioni previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per entrambi i crateri, per accelerarne la ricostruzione e contrastarne lo spopolamento. Siamo in un momento di ripresa dell'Italia, di grande ricostruzione, ma c'è ancora il tema della ricostruzione relativa al cratere sismico del 2016. Importante il tema della semplificazione sotto ogni punto di vista. Cosa è il momento di fare adesso? Innanzitutto abbiamo fatto molte cose, deciso molte cose, ottenuto norme di legge ed attuato norme di legge che ci consentono di poter dire oggi che c'è una procedura semplice di concessione del contributo di ricostruzione, ovviamente con istruttorie dei progetti, semplici e più complessi, che è molto efficace. Le do un dato per comprendere come questo processo, che è durato alcuni mesi, possa ritenersi compiuto. Nei primi 4 mesi del 2021 noi abbiamo concesso contributi per ricostruire edifici singoli o condominiali di varia configurazione per più di 2.000 cantieri, 2.000 edifici. Lo stesso periodo dello scorso anno, i primi 4 mesi del 2020, erano un terzo. Abbiamo triplicato la velocità. Le opere pubbliche, che sono molto lente come è noto nel nostro paese, si giovano oggi di procedure semplificate, ma soprattutto, questa è una novità che stiamo attuando in queste settimane, abbiamo la possibilità per le situazioni più urgenti, più critiche, più complesse di fare ordinanze speciali in deroga. L'abbiamo fatto a Teramo sulle scuole e il municipio, l'abbiamo fatto sempre a Teramo per l'ATER, per gli edifici dell'ATER, e lo faremo per altre realtà. Stiamo predisponendo quella di Campodosto. Quindi la semplificazione noi non la invochiamo, la pratichiamo oggi e i risultati cominciano a venire. Certo, lei diceva, si parla ancora di ricostruzione. Siamo nella fase iniziale della ricostruzione del 2016, ahi noi, ma con un ritmo che ci fa ben sperare. In questo momento ci sono due elementi che si incontrano. Da una parte abbiamo appunto questa semplificazione che state portando avanti con forza, dall'altra parte ci sono i quasi 2 miliardi di euro previsti dal PNRR. Quali sono le prossime linee di azione? Si tratta di due percorsi paralleli, destinati ad incrociarsi nel volgere di pochi mesi. Sempre quando si verifica una catastrofe naturale, quando si avvia il processo di ricostruzione, si invocano anche le misure per lo sviluppo. Questo è sempre accaduto, è accaduto anche per L'Aquila, dove introducemmo, io ne fui uno dei protagonisti in Parlamento all'epoca, il 4%, il programma Restart, ma anche in altre ricostruzioni post-sisma. Adesso qual è la novità? La novità è che noi abbiamo un robusto intervento che è contemplato, abbiamo chiesto, elaborato, proposto, istruito, contenuto nel fondo complementare al cosiddetto PNRR, questa risorsa straordinaria per la ripartenza post-pandemia del Paese. Questa risorsa che riguarda i due crateri, non solo il 2016, anche il 2009, quindi una porzione di territorio abruzzese molto rilevante, circa 100 comuni, questi due percorsi si connetteranno tra di loro. In che senso? Per i cittadini che ci ascoltano o per i professionisti, per l'impresa? Nel senso che la ricostruzione seguirà le proprie regole,
avrà le sue risorse, ha le sue risorse, sia quella privata che quella pubblica, e con il recovery plan, con questo fondo complementare e prima ancora con il CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, sono due strumenti assimilabili tra di loro, noi potremo finanziare progetti di sviluppo, di rigenerazione urbana, opere complementari alla ricostruzione, tutto ciò che in una città, in un borgo, in un territorio non è possibile fare con le risorse destinate alla ricostruzione, sarà possibile quanto a misure di sviluppo per le istituzioni locali, i comuni e le altre istituzioni, le regioni e le imprese, sarà possibile farlo con questa risorsa aggiuntiva robusta che sarà spesa nel corso dei prossimi anni. Sicuramente delle risorse che forse realizzano una visione che è partita dal 2009, che è quella di città alternative, efficientate dal punto di vista energetico, quindi una visione futura più ampia. Se le chiedessi lei come si immagina l'Abruzzo tra qualche anno grazie a questa opera di ricostruzione? Quella intuizione a cui lei faceva riferimento, in verità, dopo la pandemia risulta enfatizzata, è una visione quella del poter vivere e lavorare nelle aree interne, nei piccoli comuni, ma anche nelle città appenniniche, diciamo così, dell'interno. È una visione che ormai si afferma anche in virtù delle scelte di vita e delle modalità di lavoro che si vanno affermando in questo momento storico. Quindi abbiamo una grande opportunità. L'opportunità ce l'ha non solo l'Abruzzo, ce l'ha l'Appennino centrale, questo territorio bellissimo, tutelato, fatto di città e di borghi molto, molto belli, densi di presenze storico-culturali, architettoniche di grande valore, che oggi possiamo mettere in sicurezza. Quindi, innanzitutto, noi avremo un territorio nel volgere di alcuni anni più sicuro, il territorio e gli edifici più sicuri. Dobbiamo garantire la connessione digitale, questa è una misura generale del PNRR, del recovery, la transizione digitale insieme a quella ecologica, e dobbiamo stimolare lo sviluppo, le filiere produttive tipiche, anche manufatturiere, oltre che quella turistica, agroalimentare e altre di questo territorio. E ciò che abbiamo invocato per decenni adesso, forse, lo dico con molta cautela, è possibile realizzarlo, naturalmente con il concorso di tutti, delle regioni, dei comuni, delle imprese, delle formazioni sociali. Questa è la grande scommessa che abbiamo di fronte. E infatti lei chiede, e poi la lascio andare, una governance multilivello in questo momento. È stata la sua richiesta al Parlamento, cioè tutti insieme realizzare questa ripresa per... Che poi è la stessa governance di cui noi disponiamo per la ricostruzione, che sta dando buona prova. Il commissario è munito di potere di ordinanza, ma occorre che acquisisca l'intesa dei presidenti delle regioni, quindi occorre una partecipazione attiva dei presidenti delle regioni, e le quali regioni sono portatrici di competenze proprie che sono molto estese, diffuse come è noto, e poi i sindaci che partecipano anche loro attivamente nella cabina di coordinamento attraverso un rappresentante designato dall'ANCI. Questa governance multilivello, come lei diceva, garantisce quel grado di coesione istituzionale dei tre livelli di governo e la possibilità quindi di declinare, attuare quella visione di sviluppo a cui vi dicevo prima, che se frammentata nelle varie articolazioni territoriali rischia di essere depotenziata e le risorse rischiano di disperdersi. Questo è il punto politico che dovremo definitivamente, lo dovrà fare il governo e il Parlamento. Io posso sollecitare e formulare proposte, ma poi la decisione spetterà al Parlamento e al governo nazionale. Salvatore Provenzano, responsabile degli uffici per la ricostruzione della città dell'Aquila, a che punto è la ricostruzione?
Sì, la ricostruzione dell'Aquila, almeno per gli aspetti legati agli immobili privati, ha ormai raggiunto delle percentuali importanti. Siamo oltre l'80%, abbiamo vissuto 2 anni complicati legati alla pandemia, però devo dire che abbiamo messo in campo tutte le azioni affinché questo dramma che ha un po' sconvolto e ha cambiato tutte le nostre abitudini impattasse meno possibile, e quindi oggi la percentuale delle pratiche che stiamo istruendo è superiore all'80%, siamo quasi all'85%, i cantieri sono intorno al 70-75% e contiamo di concludere almeno l'attività dell'ufficio che istruisce le pratiche nei prossimi 2 anni. Discorso diverso va fatto per gli immobili pubblici, dove segniamo un po' il passo e siamo intorno al 50%. Questo perché ci sono delle difficoltà maggiori nella ricostruzione degli immobili pubblici. Quali sono i limiti per la ricostruzione della parte pubblica? Il fatto che l'ufficio speciale nasce sostanzialmente per occuparsi dell'emergenza abitativa e quindi abbiamo dato assolutamente priorità alla ricostruzione delle case dei cittadini. Questo è lasciando ai soggetti istituzionalmente competenti, comuni, provveditorati alle opere pubbliche, l'attività della ricostruzione pubblica. Ma è chiaro che il comune, il provveditorato, il segretariato regionale dei beni culturali, oltre all'attività di ricostruzione vera e propria, hanno un'attività ordinaria, e non aver potenziato questi uffici chiaramente è stato un limite che sconta il ritardo un po' della ricostruzione, appunto. Avete quindi dato attenzione a quella che è la ricostruzione della dimensione privata, ma c'è una dimensione collettiva che è particolarmente urgente e che denota forse in questo momento un divario tra la città dell'Aquila e le sue frazioni. Esatto, dice bene, perché privilegiando la ricostruzione fisica degli immobili e in una prima fase degli immobili del capoluogo si sono accumulati un certo gap con le frazioni. Oggi ci stiamo concentrando e tutti i nostri sforzi sono rivolti a superare questo gap, sia in termini di ricostruzione fisica ma anche di ricostruzione sociale, perché insieme a riparare gli edifici, una quota parte dei soldi che lo Stato annualmente destina alla ricostruzione viene utilizzata per il finanziamento di progetti di sviluppo. E i progetti di sviluppo economico comportano anche una nuova socialità, la possibilità di creare spazi aggregativi, e questa cosa la stiamo affrontando in maniera, diciamo, analoga tanto per il capoluogo quanto per le sue frazioni. Bene, e in questo senso vi stanno aiutando i contributi destinati al Sisma Bonus oppure le risorse destinate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e soprattutto questi fondi come si integrano con quelli relativi appunto ai contributi per la ricostruzione? Sì, provando a rispondere in ordine, la vicenda Sisma Bonus adesso finalmente si è estradata nella migliore soluzione possibile, perché all'inizio era nata qualche difficoltà interpretativa rispetto alla cumulabilità del contributo dello Stato per la ricostruzione col Sisma Bonus. Oggi, grazie alle linee guida emanate dal Dipartimento Casa Italia e l'Agenzia delle Entrate insieme al commissario Legnini per il Sisma 2016, che sostanzialmente sono state mutuate anche per la nostra ricostruzione, abbiamo trovato un canale univoco per poter cumulare contributi di ricostruzione a Sisma Bonus, e contiamo che alcuni ritardi nella presentazione delle pratiche verranno superati dalla possibilità, da questo tipo di possibilità, di poter accedere al doppio all'accumulabilità del contributo. Con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stiamo cercando, insieme al commissario Legnini, ed è notizia di qualche giorno fa l'approvazione di un decreto che stanzia oltre 1,7 miliardi di euro per le aree del centro Italia colpite sia dal sisma del 2009 che da quello del 2016, per coniugare quello che dicevamo poc'anzi, i processi di ricostruzione fisica con quelli di ricostruzione economica di un tessuto che è stato lacerato prima dai terremoti e poi dalla pandemia, per cui contiamo molto nelle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono una nuova sfida per noi, perché insieme appunto alla struttura commissariale
e alla struttura di missione che coordina i processi di ricostruzione del 2009, cercheremo di far precipitare con azioni concrete questo miliardo e più di risorse aggiuntive che lo Stato destina per questi territori. C'è chi dice che con il super sisma bonus in realtà non si tenga adeguatamente conto di quella che è la sicurezza, perché il discorso relativo all'incremento delle classi di sicurezza per il sisma in realtà fa venire meno quella che è l'ottica appunto della sicurezza del cittadino. In realtà lei cosa ne pensa, soprattutto in vista anche di quella che possiamo definire la prevenzione delle nostre strutture? Guardi, ma dal nostro osservatorio privilegiato vediamo che se i tecnici operano in maniera coscienziosa, se attuano bene le norme, il problema della sicurezza degli immobili non lo si pone. Anzi, attraverso le politiche del sisma bonus e quelle della ricostruzione, l'aumento di classe di sicurezza va, se il progetto è fatto in maniera concreta, e noi stiamo qui cercando di offrire un contributo anche in termini proattivi nella progettazione degli interventi, la sicurezza viene migliorata di gran lunga. Il discorso della prevenzione è un discorso che a noi ci tocca chiaramente in maniera diretta e significativa, perché se avessimo attuato in questi anni politiche di prevenzione attiva, probabilmente i danni e soprattutto le vittime che abbiamo pianto col terremoto dell'Aquila e con i terremoti che si sono succeduti non le avremmo avuti. Per cui, facendo tesoro dell'esperienza della ricostruzione, le politiche del sisma bonus non sono altro che provare a prevenire i processi di ricostruzione mettendo in sicurezza il paese, e per questo noi vogliamo e ci chiedono, grazie al cielo, di offrire il nostro contributo di competenze ed esperienze per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio del paese, per prevenire future catastrofi. Vincenzo Rivera, oggi è un compleanno davvero importante. A che punto siamo con la ricostruzione? Alla data di oggi, 30 giugno, devo dire, siamo a buon punto. Oggi ho firmato il decreto concessorio numero 1000, quindi abbiamo autorizzato 1000 cantieri alla data del 30 giugno. Ed è un'accelerazione importante che registriamo nel corso dei primi 6 mesi del 2021. Tenga presente che i 1000 cantieri riguardano l'intero quinquennio, di questi 500 riguardano soltanto i primi 6 mesi di quest'anno. Quindi è evidente che l'accelerazione è importante, cuba complessivamente ad oggi 160 milioni di euro, di questi 100 circa per i danni lievi, gli altri 60 sono equamente distribuiti tra danni gravi alle imprese e danni gravi alla abitazione privata. E ad oggi l'ufficio riesce ad emettere circa 15 milioni di euro in concessioni al mese, e immaginiamo entro il mese prossimo di superare i 20 mesi, per un totale di circa poco meno di 100 cantieri che autorizziamo ogni mese. Quindi puntiamo a fare nel corso dell'anno non meno di ulteriori, insomma, 700-800 cantieri rispetto ai 1000 già approvati ad oggi. Quindi è un'accelerazione importante, frutto di una serie di variabili che nel corso degli anni chiaramente sono state in qualche modo rettificate. La semplificazione non è un esempio, con l'ordinanza sicuramente 100 che ha tolto una parte, insomma, dell'istruttoria, quantomeno quella contabile, quindi ha alleggerito il processo valutativo, anche se oggi rappresenta sul 2021 il 30-35% della decretazione. Complessivamente chiaramente rappresenta il 15%, perché l'ordinanza 100 è entrata in vigore circa un anno fa. Ma l'altro tassello molto importante per questo aumento di produttività è chiaramente l'aumento della dotazione organica degli USR, e questo chiaramente parte da lontano. Già col DL sblocca cantieri, il DL 32 del 2019, noi abbiamo ottenuto un primo ampliamento di dotazione organica, un secondo ampliamento l'abbiamo ottenuto con l'articolo 57 del DL 104, l'ultimo decreto legge dell'ottobre scorso. Quindi io sono arrivato qui a gennaio del 2019, ho trovato 24 dipendenti. Oggi siamo poco più di 100. E invece, se vogliamo parlare di risorse in termini economici? Allora, immagino che il commissario nella sua intervista vi abbia già rilasciato ampi lumi sul 1 miliardo e 800 milioni che fa parte del PNRR.
Aggiuntivamente a questi, per i quali chiaramente non mi ripeto, anche perché è una competenza prevalentemente commissariale, insomma, la legge di bilancio di quest'anno ha stanziato 20 milioni di euro per i centri di ricerca universitari e 5 per ciascuna università delle 4 regioni colpite dal cratere del 2016, quindi 5 milioni per l'università verrà individuata a breve quale università, è immaginabile sia quella di Teramo, essendo il centro del cratere sismico abruzzese teramano. Oltre a questi, la legge di bilancio di quest'anno ha introdotto una novità, che è il contratto istituzionale di sviluppo per l'Appennino centrale, per le zone danneggiate dal terremoto, per i quali sono stati stanziati 160 milioni di euro, e in questi giorni è in via di definizione i progetti che presenteremo all'Agenzia della Coesione per poi ottenere dalla stessa una valutazione di ammissibilità. Si aggiungono a queste le provvidenze già previste col DL 123 l'anno scorso, 2019, parliamo del dicembre del 2019, che sono i 50 milioni di euro che in qualche modo mutuano i principi del Restart Aquilano del 2009 e avviano un percorso anche di ricrescita, di sviluppo territoriale non legato soltanto alla ricostruzione fisica, ma anche a quella immateriale, a quella sociale e soprattutto a quella economica e quindi produttiva e commerciale. Queste sono tutte provvidenze pubbliche che si uniscono a quelle già previste dal 189, per le quali ad esempio l'articolo 20 bis, noi abbiamo dato recentemente 2 milioni e mezzo, il mese scorso ho approvato la graduatoria definitiva per quanto riguarda il ristoro alle imprese per la perdita di fatturato, il mese prossimo ci sarà un ulteriore bando per ulteriori 2 milioni e mezzo per tutti coloro che non hanno partecipato al primo avviso pubblico. Ci sono poi altre sovvenzioni alle imprese che sono previste anche da altri strumenti, non ultimo quelli chiaramente europei, dal FES, dal FEASR, per quanto riguarda insomma le strutture agricole e gli imprenditori del settore primario, però quelle sono chiaramente a trazione regionale, non USR. Si parla di una ricostruzione che non è soltanto abitativa, ma che riguarda appunto, come diceva lei prima, una ricostruzione di carattere umano e sociale. Qual è la sua visione del territorio per un futuro? Guardi, io ritengo che le buone prassi che sono state sperimentate all'Aquila vadano qui calate tout court, cioè insomma, bisogna saper copiare le cose che sono andate bene. Il programma Restart è stato straordinario, ha ripopolato il centro storico della città attraverso numerose misure, ha dato un'assistenza durevole e quindi direi a questo punto permanente per un territorio che oggi dopo 12 anni vede uno sviluppo significativo. È normale che queste cose non si possono fare appena insomma, inizia la ricostruzione, perché prima bisogna creare gli spazi commerciali, gli spazi di aggregazione, gli spazi abitativi. Una volta ripristinati questi si può partire con queste misure di sostegno economico. Oggi è il momento giusto perché la ricostruzione è in pieno fervore, insomma mille cantieri già danno una soddisfazione. Noi abbiamo corrisposto in modo definitivo al 40% delle istanze fino ad oggi pervenute. È vero che ne attendiamo tante e attendiamo anche i danni gravi per i quali ancora non spira il termine che oggi è previsto al 31 dicembre della fine di quest'anno. Però insomma affiancare a questa attività di ricostruzione materiale anche l'attività di sostegno e di sovvenzione è prioritario e oltretutto è vincente per l'esperienza che già ci ha insegnato il cratere sismico del 2009. Se sono beneficiario di un contributo per la ricostruzione post-sisma, posso usufruire contemporaneamente del contributo post-sisma e del superbonus? La combinazione del contributo per la ricostruzione post-sisma con il superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione nel centro Italia, ma anche per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica di decine di migliaia di edifici che devono essere ancora ricostruiti. In particolare, l'ultima legge di bilancio ha introdotto nella disciplina del superbonus una clausola particolare che stabilisce che per i comuni nei territori colpiti da eventi sismici successivi al 1 aprile 2009 o dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del superbonus spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 28 dello scorso 23 aprile, insieme alle ordinanze commissariali 108 e 111, hanno poi confermato e meglio indicato le modalità per l'accumulabilità tra i due contributi.
Pertanto, se i beneficiari di un contributo per la ricostruzione post-sisma vogliono accedere al super bonus del 110, possono farlo per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto rilancio. Ai fini della semplificazione dei diversi adempimenti necessari per la presentazione del progetto, è possibile presentare inoltre un unico progetto e un unico computo metrico, in cui però venga contabilizzata separatamente la parte di spesa finanziaria relativa al contributo per la ricostruzione e la parte relativa al superbonus. Il professionista, quindi, depositerà un unico progetto presso gli enti preposti, che potranno essere gli uffici speciali della ricostruzione o i comuni territorialmente competenti, in cui allegheranno tutta la documentazione richiesta per le rispettive norme di riferimento e dichiarando di voler fruire dell'incentivo e del superbonus per la parte eccedente il contributo concesso dall'ufficio ricostruzione. Nel caso in cui in poi si decida di rinunciare completamente al contributo per la ricostruzione, è possibile optare invece per un superbonus rafforzato. Infatti, il comma 4 ter dell'articolo 119 del decreto rilancio prevede in questo caso un aumento del 50% del limite di spesa ammesso al superbonus per interventi di efficienza energetica o interventi di tipo antisismico. Ad esempio, il tetto di spesa per un intervento di messa in sicurezza antisismica passa da 96 a 144 mila euro. Quello per gli impianti termici passa da 30 a 45 mila euro. Quello per gli infissi da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Per le spese che vengono sostenute e che eccedono questo contributo massimo previsto, non è possibile fruire di nessun altro incentivo. Nell'ipotesi in cui si intenda optare per il superbonus rafforzato, è obbligatorio trasmettere via PEC contestualmente sia alla struttura commissariale, all'ufficio speciale per la ricostruzione e al comune territorialmente competente una dichiarazione del proprietario in cui si dichiara di rinunciare ai contributi per la ricostruzione. Questa dichiarazione è una condizione essenziale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. Si ricorda infine che è stata recentemente pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate una guida specifica utile a chiarire dubbi e perplessità anche con esempi pratici relativamente agli interventi di ricostruzione post-sisma con utilizzo del superbonus. Un proverbio dice che a seconda il punto in cui si contano le 99 cannelle, in realtà i conti non tornano mai. Ma in questo momento è necessario far tornare i conti in Abruzzo e quindi spendere in maniera efficace ed efficiente le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza affinché l'Abruzzo finalmente si rialzi e soprattutto preservi il suo patrimonio storico, artistico e culturale e metta nuovamente al centro il cittadino e la sua vita sociale. Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni.